Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale se siete dei nuovi iscritti. Come avete potuto leggere dal titolo, oggi finalmente sul mio canale un video decluttering. Non ho mai realizzato questa tipologia di video, quindi potete ben capire la quantità di prodotti che io devo declutterare. Con questo non vuol dire che non l'abbia mai fatto da quando ho il canale, ovviamente, perché altrimenti sarei sommersa da makeup, ma erano veramente tantissimi anni che io non facevo un decluttering. Vuoi vari traslochi, vuoi poco tempo, ed era una cosa che volevo sempre fare. Sapete quando avete in mente di fare una cosa, ogni volta la rimandate, ma sapete che dovete farla? Ecco, per me è stato così. Quindi voglio fare intanto una piccola prefazione chiarendo alcuni punti. Sicuramente vedrete tantissimi prodotti che io declattererò e che regalerò, che metterò da parte per regalarli, e non voglio creare polemiche, ma avendo un canale in cui tratto beauty e avendo molte aziende che mi mandano magari tutte le colorazioni dei prodotti e testandone anche molti, quindi è normale che io debba aprire tantissimi prodotti per poterli testare, e nonostante io mi trucchi tutti i giorni non è veramente fattibile che io riesca a consumare tutti i prodotti. Quindi se vedete tanto decluttering in questo video per la base, perché qua lo dovevo veramente tantissimi prodotti, e semplicemente per questo motivo, perché davvero non lo facevo, appunto, come vi dicevo, da tanto, e del cassetto che ha più prodotti. Come organizzazione futura voglio sicuramente tenere l'essenziale. Come vedete ho declutterato tantissimo in questo cassetto, voglio mettere le etichette come ha fatto Melissa Tani con l'apertura, o meglio vorrei mettere direttamente la data di scadenza entro la quale io devo consumare quel prodotto, così ho anche mentalmente un'idea di quando e di che prodotto utilizzare di più. Regalerò sicuramente tanto alle mie amiche, come faccio già, perché ormai sono full anche loro, e voglio scegliere dei commenti qui sotto random ai quali regalare dei prodotti, sia in questo video sia nei prossimi video decluttering, ma soprattutto penso che lo farò in tutti i video che girerò qui su YouTube, in tutti i miei contenuti social, su Instagram. Quindi se volete ricevere un regalino, io sceglierò appunto random, come ho fatto in passato e continuerò a farlo, tra tutte le persone un po' più attive sui miei social, che mi supportano sempre. Quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, così posso vedervi, siate attivi affinché io possa diciamo capire chi è la persona che più mi segue, perché mi piacerebbe appunto regalare a chi mi segue, non chi capita sul mio canale così random. E niente, quindi bando alle ciance, io direi di cominciare subito, perché questo video sicuramente sarà bello lungo, e ci vediamo subito dopo. Questo è il cassetto dove ho tutti i prodotti per il viso, quindi per la base. Lo apriamo, pesa un botto, e voilà, questo è il bordello che c'è in questo cassetto. Allora, direi di partire subito con questi fondotinta di Deborah, e voglio lasciare solo quelli del mio colore, gli altri sono chiusi, non sono del mio colore, quindi li metterò in regalo per voi, o comunque li darò a alcune persone che conosco. Allora, la mia colorazione è la numero 00, che ho già da parte, ce l'ho in un'altra cassettiera, quindi adesso vado a mettermi da parte la 01 e la 02, che è leggermente più scura, magari in estate. Mi tengo via queste tre colorazioni, che possono essere quelle che posso andare a utilizzare, e le mettiamo da parte. Andiamo con questo fondotinta di Yves Rocher, non so se il tappo si è perso, comunque non l'ho mai utilizzato, è nuovo anche questo, ma è troppo scuro, quindi anche questo andrà nei prodotti nuovi. Quindi Mesauda l'ho utilizzato, era comunque scuro per me, perché questa è la colorazione 301, l'ho utilizzata, devo vedere un attimino si è cambiato qualcosa, però vedete è troppo scura. Il profumo mi sembra ancora buono, quindi lo metterò da parte per regalarlo. Questo è finito, mi è piaciuto molto, e quindi lo butto. Questo qui, che è sempre di Deborah, è della colorazione 00, è la mia, quindi la metto da parte. Poi abbiamo questo, che è il Fit Me, ce l'ho da tantissimo, come potete vedere, non so se si riesce a vedere, la formula è completamente
rovinata, quindi lo butto. Poi abbiamo questo di MAC che ce l'avevo e finito per il Back to MAC, l'avevo conservato. Poi abbiamo il fondotinta di Rouge Baiser, questo nella colorazione 02. E non ricordo se ho l'altra, perché questa qui è sempre di Rouge Baiser, però vedo che ha cambiato colore, quindi questo via, lo butto. Questo qui invece mi sembra ancora buono, vediamo. Sento un attimo l'odore. Sì, non ha nemmeno cambiato colore, quindi questo devo provarlo per vedere la colorazione, magari la provo subito, vediamo un po'. È troppo scura, quindi la metto nei prodotti da regalare. Andiamo avanti. Fondotinta di Puro Bio. Come potete vedere, si è completamente diviso, mezzo liquido, mezzo non lo so. Quindi via, lo butto. Ma è anche una colorazione troppo scura per me. Qui cosa abbiamo? Un reperto storico di Collistar che direi di buttare perché ce l'ho davvero da tantissimo tempo. Fondotinta di Clinique, anche questo ce l'ho da un po', ma per me è troppo. L'odore nemmeno mi piace, per me era troppo scuro, quindi via. Questo qui di Nabla è finito, me lo sono letteralmente mangiato, era la colorazione cream beige, sì. E niente, lo butto vuoto. Questo di Smashbox che è abbastanza nuovo, la colorazione 101, e forse io avevo un'altra colorazione che non ricordo, però intanto metto questa da parte che mi sembra abbastanza chiara. Queste altre invece che fanno parte sempre della stessa linea, ne ho un altro qua, sì, che non ho mai aperto, li metto nei prodotti per, forse questa la 01, metto qua un attimo. Stavo dicendo, li metto nei prodotti da regalare a voi perché non sono stati mai aperti. Tipo questa, cos'è successo? Farlo andare via subito. Poi vedete anche qua, vedete qui c'è una cosa gialla all'interno, quindi via anche questo. Questa è un'altra palettina di NYX che ho strautilizzato. E direi di buttarla perché puzza di plastica. Siamo invece a questo di Deborah che è abbastanza nuovo, è la numero 01, quindi metto da parte anche questa. Avevamo messo da parte la 00 se non erro, sì, metto anche la 1 così li provo, ma questo mi sembra già molto rosato, quindi forse lo metto già da regalare. Fondotinta di Deborah, questi sono tutti chiusi, tutti nuovi perché non sono nelle mie colorazioni. Quindi li metto da parte per voi. Abbiamo un altro fondotinta di Clinique, anche questo lo do via perché è aperto da tantissimo tempo. Qui abbiamo un fondo di Equilibra, davvero troppo scuro per me, quindi lo metto da regalare. Qui ho un altro Instant Lift di Deborah, molto scuro, quindi lo metto da regalare a voi. Questo qui è questo qui, che sono anche questi scuri per me. Abbiamo un altro di Smashbox che metto sempre via per voi. Poi qui ho una cipria di Bioniche che ho testato tempo fa. Ma è ancora buona. Ah, che sto combinando, la chiudo. È un po' scuretta per me, però voglio darle un'altra alternativa. Vediamo se riesco ad utilizzarla. Sono passate le cipre perché qua c'è un casino. Questo di Puro Bio è vecchissimo, lo butto. Tra l'altro adesso sto provando i nuovi usciti, vi farò sapere. Tutti questi credo che li butterò perché come vedete si sono completamente alterati. Anche questo, guardate, guardate. Guardate come, oddio, idem per questi, vedete anche qui la formula praticamente andata. Passiamo a questo di Kiko che è stato uno dei miei prodotti preferiti, l'ho amato, però direi che è arrivato il momento di buttarlo perché ce l'ho da veramente troppo tempo, l'ho messo tante volte nei miei preferiti, però avendolo buttato qui poi me ne sono completamente dimenticata, comunque lo butto. Passiamo a questo di Debbie che è ancora chiuso perché sapevo già che era troppo scuro per me, quindi lo metto per voi. Questo di Kiko mi era piaciuto molto, è passato però anche per questo, come potete vedere, troppo tempo, quindi direi di buttare anche lui. Questo BB Cream di Puro Bio mi era piaciuta tanto, però questa è una colorazione troppo scura che non credo nemmeno di aver aperto, forse sì, mo, copriamo, sì, aperta.
però l'ha voluto perché ce l'ho veramente da molto. Per questo fondotinta di NARS, che non mi è piaciuto per niente, è troppo rosato per me, ce l'ho da tanto, quindi va via anche lui. Sto facendo veramente la brava, era da tantissimo che non facevo un decluttering, quindi se vedete tanta roba che sto buttando è per questo. Questo qui l'ho finito, ce n'è pochissimo all'interno, devo dire che non mi era dispiaciuto, la colorazione 01 Ivory non era proprio quella mia, però diciamo che poteva andare. Questo di Pupa era molto coprente, però per me non andava molto bene per la mia pelle, la colorazione 010, e la regalerò a qualcuno che conosco perché l'avevo già aperto. L'Oreal sono in stick e li ho provati entrambi, forse hanno qualche annetto, sono anche questi, se dobbiamo stare al PAO, scaduti, ma comunque non mi sembra abbiano alterazioni, quindi per il momento li metto qui. Pure ha un bel po' di anni e non va bene nemmeno come colorazione, quindi via anche lui. Forse è più di un anno che non faccio decluttering, sicuro. Questo era un altro prodotto di Revlon, non mi ricordo se avevo provato, sì, anche questo scuro, ce l'ho da un po' e via anche lui. Questo di Deborah, oddio, non ricordo questo da quanto ce l'ho sinceramente, forse un po', comunque lo metto da parte, magari vedo un attimino come sta. Questo di Mesauda è ancora chiuso. Questa è la colorazione 201, io avevo provato quella più chiara e comunque era scura per me, quindi la metto da parte per voi. Abbiamo una BB cream di High Tech Cosmetics, direi che si può buttare. Questa invece di Wonder 2, non so se si pronunci così, era scura, molto scura per me, e niente, questo quindi lo metto da parte e lo regalerò. La tinta sublime, questo sembra ancora diviso, quindi via. Questo idem. Un altro, vedete qui, fatto un po' di casini la formula, quindi via. Questo qui di Neve, anche questo super super vecchio, mi piaceva, ma attualmente ci sono formule migliori, questo è aperto da un po', quindi via anche lui. Questo qui sulla stessa strada dei suoi fratellini. E questo qui di Bionica, che è la colorazione 202, questi me li ha regalati Simona Nappi, che ringrazio anche qui in video di nuovo. E questo qui non l'avevo manco aperto, se non erro, e sì, perché la colorazione era scura, perché mi aveva mandato anche l'altra colorazione che era già scura, quindi la 2 non l'ho nemmeno aperta, quindi questo metto qui, magari lo faccio provare a mia mamma. Poi qui dietro ho il Made to Last di Pupa nella colorazione 030, che per me è troppo scura, e direi che è andato, guardate qui. BB cream di Deborah, questa è la 04, mai aperta, e la metto da parte per voi perché questa comunque non è vecchia, abbastanza nuova. Ho il fondotinta Couchon di, come si dice, oddio, Yves Saint Laurent, no, che Yves Saint Laurent, Yves Rocher, e questo è scuro, ah no, l'avevo provato, ah no, non l'ho provato, ma si è disintegrato, perché? Oddio, no, la spugnetta è andata, però questo dovrebbe essere nuovo, sì, infatti, però non so, non so, questo devo un attimino capire, lo metto sempre da regalare a persone che conosco in modo tale che possiamo vedere insieme le texture, non me la sento di regalarlo a voi. Abbiamo il fondotinta compatto di Pupa, che è la 20, è scura per me e non l'ho ancora provata, e quindi via, nuovo per voi. E poi ho la 10, questa è la cipria, sempre, no, sempre fondotinta, questa sì, l'ho provata e niente, troppo coprente per me, quindi regalo, penso. Idem per questo, un po' vecchiotto anche lui, quindi lo provo con qualcuno che conosco. Questo di Debbie, che non è stato mai aperto, e lo lascio per voi. Fondotinta in polvere di Pupa, e questo non so, lo provo, vediamo, perché comunque i prodotti in polvere tendono a durare di più, gli do un'altra chance, vediamo un attimino. Poi fondotinta poi ho questi di Mulac, che li ho da un po',
E non so in realtà in che condizioni sono, vediamo l'odore. Mi sembra ancora buono e voglio tenere soltanto alcune colorazioni, non tutte. Allora, questi me li rimango perché alcuni magari li uso per il contouring, voglio vederli per bene, per il momento li tengo. E direi che mi sa con i fondotinta abbiamo finito. Sì, ah no, allora ne ho un altro, questo di Pretty by Flormar, scusate, che ormai è andato e diciamo che era una sorta di fondotinta che si adattava alla pelle. Mi è piaciuto all'inizio, però poi, quindi via. Di questi di Smashbox che metto da parte. Allora, ah no, qui ho un altro fondotinta di Debby, questo scurissimo, vecchio, via. Siamo alle ciprie e questa di Kiko ce l'ho da un po', ma è un po' scuretta, forse per me l'ho utilizzata, come potete vedere, però poi forse l'ho abbandonata perché mi sembrava troppo scura. La metto nei regali. Abbiamo questa di Catrice che voglio continuare a utilizzare, mi ero assolutamente dimenticata di averla, quindi questa la voglio riprovare. E abbiamo questa qui, Sport Addicted di Pupa, che è molto scura per me, è più una terra, non so se era una terra, sì, infatti era una terra. E questa qui non lo so, non lo so, la tengo in stand by un attimo. Queste di NYX mi erano piaciute tanto, è una terra un po' cotta, una terra, scusate, una cipria un po' cotta, la provo, la testo. Questa qui di Patrick Star, in collaborazione con MAC, non mi è piaciuta per niente, è troppo spessa per me, per le mie tipologie di pelle. Vedo se la regalo a qualcuno perché comunque è integra e più che spessa, ricordo che era anche scura per me. Qui ne abbiamo un'altra di Vichy Dermablend che è super vecchia, quindi via. Questa di Neve, idem, è molto vecchia, dal pack si può vedere, quindi via. Qui ho una cipria di Finisterre, è troppo scura per me, quindi la darò a qualcuno. Abbiamo la Photogenic di NYX, questa la riprovo. Qui questo reperto storico di questo brand Coastal Sands, che è vecchissimo, lo butto. Qui abbiamo la Flat Perfection. Oh Gesù, che casino! Oh Dio! No! Ok, ho fatto un casino. Bene, da come potete vedere è vuota perché questa l'ho utilizzata tantissimo, mi è piaciuta e quindi ne è rimasto un po' in giro. Quindi è vuota, la butto. Questa qui, idem, una cipria che avevo per gli effetti speciali, ce l'ho da tantissimo, la butto. È una cipria di Rouge Baiser, e la colorazione è la mia, e non mi è dispiaciuta, però adesso voglio un po' provare altre tipologie di prodotti, quindi questa la regalo a qualcuno che conosco. Qui c'è questo fondotinta cushion, non cushion, di quelli che facendo così esce il prodotto, tra l'altro fighissimo come packaging, di, se non mi sbaglio era, come si chiama, Wycon. Non so se la formula, essendo all'interno di questo pack, si è conservata bene. Dio, l'odore non è il massimo, peccato, questo devo buttarlo. Ho questa di Diego Dalla Palma. È una cipria illuminante, non l'ho ancora forse testata tantissimo, sì, l'avevo provata poco perché forse mi andava un po' a scurire la base, quindi la riprovo e nel caso se è troppo scura la regalo. Le di Mulac, che queste le tengo. Tinta in stick di Pupa 01 e 020, mi lascio la 01 da riprovare, ricordo che avevo già provato e niente, gli do un'altra chance e regalo a voi la 02. Questo qui di Puro Bio, che non ho mai aperto perché è troppo scuro per me, quindi lo regalo a voi. Ne è uno che adesso farò un casino, che era il mio preferito se non sbaglio. Ce la posso fare, esatto, vedete qui è distrutto, ma mi piace tantissimo. Rispetto alle formule che sono uscite adesso, è un po' più spesso, però mi piace molto perché è veramente wow. Il Oh My Glow di Mulac, questa è la colorazione gold e mi sa che si è seccato, sì, tutto secco ed era quasi finito, vedete, non ce n'è più all'interno, quindi via. Abbiamo poi questi di Mesauda.
che sono troppo scuri per me, questo è troppo rasato e non mi piace, quindi li regalo perché erano già aperti. Un altro bronzer di Puro Bio, si è scheggiato, peccato, ma non l'ho mai utilizzato, quindi lo regalo a una persona che conosco perché per me è troppo scuro. Ancora sopravvivono loro, oddio, ma più scavo più li trovo. Ho trovato questi altri tre fondi, tutti e tre vecchi, quindi via. Ho trovato un'altra cipria di Mesauda e devo dire che le cipie di Mesauda mi piacciono molto perché sono super super sottili. Questa però è chiusa e ricordo di averne un'altra con un pack diverso, quindi questa la regalo a voi. C'è questo qui di Puro Bio, che è un illuminante liquido, questa è la 03, non ho mai aperto quello un po' rosata, glitteratina, e quindi la metto in regalo per voi. Questo è il pennellino, non è l'illuminante, niente, pennellino metto da parte, pennello, via. Stunt Lift di Deborah, che mi piacciono tantissimo, e tengo solo da parte il mio che ho già di là nel beauty. Questa è la colorazione 0, che anche questa è uguale alla mia altra colorazione aperta che ho qui da qualche parte nel beauty, vabbè, è di là, quindi anche questa la metto da parte. Questo di Puro Bio, che non mi piace come correttore sulla mia occhiaia, sui miei contorno occhi, quindi lo regalo, magari può piacere a qualcun altro. Questo invece è il correttore di Rouge Baiser, che io amo, utilizzo tutti i giorni. Questa è la colorazione 01, io utilizzo sempre la 3 e la 4 perché lo vado a utilizzare per minimizzare le occhiaie, questa più chiara invece non la utilizzo, quindi la regalo. Poi qui abbiamo l'Infaillible, che direi che per me non va bene, quindi regalo anche lui. Qui non mi fanno impazzire come correttori ad oggi e sono tutti e tre scuri. E forse questo non l'ho mai aperto, no, tutti aperti, non lo so, prima di regalarli voglio un attimino capire se sono ancora buoni, li metto in stand by. No, vecchissimo. Mi ricordo ancora quando ci fu il boom di questo brand di Lier Girl, è super vecchio, non mi piacque tantissimo, cioè all'inizio sì, ma poi con l'uscita di nuove formule non mi è piaciuto più, quindi l'ho un po' abbandonato. Correttore di Debbie, ne ho ben due nuovi, perché ne avevo un'altra colorazione che avevo usato, ovviamente sa che ho finito, non ho più qui, quindi questi li metto in regalo per voi. Altro correttore di Debbie, questo qui non ci siamo come colorazione e non mi piaceva nemmeno tantissimo, quindi regalo. Questo qui di Rimmel è super vecchio, quindi via. Questo qui di Glossip verde, ma anche questo, ah no scusate, di Shaka, no, di Glossip, non l'ho mai aperto, quindi lo regalo. Qui abbiamo un correttore di Deborah, di Pupa, che ho utilizzato veramente tanto e non so se c'è ancora prodotto, sì ce n'è ancora, non so se è ancora buono, no, l'odore è cambiato, quindi via. Poi abbiamo altri due correttori, questo di Essence che non mi piaceva ed è anche vecchio, quindi via. Poi questo è di Deborah, è un po' scuretto per me, quindi lo regalo. Sì, un correttore viola, non l'ho mai utilizzato, però aperto, quindi lo regalo. L'Oreal che è finito, quindi via. Questi qua di Puro Bio, questi correttori qui sono anche questi un bel po' vecchiotti, quindi li butto. Il correttore di NYX, anche questo abbastanza vecchio, quindi via. Cosa abbiamo? Un altro penna spot solution correttore di Debbie, via, non la utilizzo, è vecchiotto. Il Gimme Brow che è finito, quindi possiamo buttarlo. Questi prodotti di Pupa che mi sono piaciuti, nel senso che non li trovo molto pratici, però in realtà l'effetto è veramente carino sulle sopracciglia, quindi magari provo un attimino a dargli un'altra chance e vediamo come si comporta e se riesco un attimino a utilizzarlo meglio. Pennarello di Debbie e devo dire che ancora scrive, quindi lo tengo da parte. Invece abbiamo un'altra matita illuminante di Pupa e la regalo. Prodotto sopracciglia, no, che cos'è? Ah, questo è il illuminante di Mulac Disturbia, ce n'è poco all'interno. L'odore è ancora buono, lo metto da parte per qualche look particolare. Ho tutti questi kit di Debbie
E questi non li ho utilizzati, però hanno il pack un po' rovinato, anche questo di Sephora, quindi il regalo. Poi qui ho un kit invece di Benefit che ho utilizzato ma pochissimo perché il colore in realtà era semplicemente sbocciato. Mi piace l'idea del kit con tutti i pennelli, pinzettine varie. Però lo regalo perché il colore per me non va bene. Questa tinta di L'Oreal per sopracciglia è troppo chiara per me, quindi ve la regalo. I due prodottini di quelli di Pupa, sempre in polvere, nella colorazione 01 e 02, che regalo a voi perché sono chiusi. Io ho il prodotto in polvere di Pupa, come vi ho fatto vedere prima, quindi ve lo regalo il numero 01. E qui invece ho il prodotto per mettere le sopracciglia diciamo, bene in posa e fissarle. Questo lo uso, ce n'ho uno nel mio beauty, quindi lo metto da parte perché mi piace. Mascara di Rouge Baiser, non so perché qui, perché ce n'è anche un altro qui di mascara sì, di Rimmel. E questo, vediamo se è buono ancora. Sì, quindi questi due li metto da parte. Questa di Puro Bio, vecchia, via, ma nemmeno mi piaceva più di tanto. Questa è di Sephora, anche questa molto vecchia, infatti ha fatto, non so, una muffa, che cos'è questa roba qui, quindi via. Queste anche di Neve Cosmetics, sono molto molto vecchie. Qui cosa abbiamo? Il Brow Setter, sempre il Brow Gel di Diego Dalla Palma. E mi sa che anche questo ce l'ho da un po', quindi via. Qui abbiamo invece il Micro Tattoo Brow di L'Oreal. Questo qui ancora un po' scrive. È un po' verdino come colorazione, non so se riuscite a vedere. Non lo so, magari la riprovo, ma è troppo chiara per me. Qui abbiamo un prodotto di Benefit per andare un po' a pulire il disegno delle sopracciglia. È rosatino, troppo forse per la mia pelle, quindi lo regalo. Poi matita sopracciglia di Debbie, anche questa ce l'ho da un po' ed è troppo chiara. Idem, ce l'ho da tanto. Questa di, quindi quella di Catrice Via, questa di Essence è abbastanza ancora nuova, quindi la regalo. Brow Gel, questo è di, oddio, Rimmel. Questo pure ce l'ho da un po'. L'odore mi sembra ancora buono, quindi lo voglio provare. Vediamo un attimo. Questo è storico kit di Essence, vecchino, lo butto. Tutti questi pennarelli. Allora, questo ci avevo fatto un video su come fare come si dice? Oddio, le lentiggini di Debbie. Ha cambiato colore, quindi via. Poi abbiamo gli altri maker. Questo qua però per me è troppo aranciato, quindi lo do via e questo è troppo scuro, si vede già. Questo forse dovrebbe andare bene. Sì, questo rispetto a quello lì che abbiamo fatto, meglio, quindi lo metto da parte, gli altri due li regalo. Questo qui, il numero 104, madò che casino ha combinato questa cipria. Mamma mia. Questo è chiuso, quindi ve lo regalo. Abbiamo un kit di sopracciglia di Glossy. Non l'ho mai aperto, forse. Vediamo. Sì, infatti è nuovo, quindi lo regalo. Il primer di L'Oreal. Questo pure ce l'ho da un po'. Vediamo. Ok, mi sembra buono. Quindi questo è un primer illuminante, forse anche troppo illuminante. Vediamo, lo testo e però. No, vabbè, troppo illuminante, no, lo regalo perché per me proprio non ci siamo. Ho due primer di Neve Cosmetics, il Rugiada per make-up e il Nettare per labbra. Questi non ricordo se li ho aperti o meno, cioè veramente non mi ricordo. Li provo e vediamo un po'. Adesso i prodotti che sono qui dentro e abbiamo questo per sopracciglia di Mulac, nuovo perché non ho mai usato questa colorazione e la tengo da parte perché è molto particolare. Se voglio fare un look in cui magari mi trasformo un po', mi piace provare. Di base qui forse terrei tutto perché sono tutti prodotti per sopracciglia di Mulac, Diego Della Palma e Nabla che mi piacciono molto. E questi particolari di Kat Von D che sono sempre per sopracciglia ma super colorati, quindi questi li voglio tenere perché per qualche look particolare possono sempre andare bene. E qui invece ho
l'altro, come si chiama, Disturbia Strobe di Mulac, ne ho un altro, quindi questo lo regalo a voi. E ci abbiamo due prodotti, un blush di Mesauda e questi qui di Puro Bio che sono andati, quindi questi li butto, questo blush invece, colorazione bellissima, la regalo. Un eyeliner di Nabla, che non so perché qui, ed è ancora buonissimo, quindi questo lo conservo perché è un colore molto molto bello. Poi qui ho un primer di Croff che non ho mai provato e chiuso, quindi ve lo regalo. Qui ho un altro prodotto di Mulac, è sempre l'illuminante, ma in questo caso parliamo di Chaos, che è questo, con un riflesso diverso, quindi questo lo metto da parte. Qui invece ho un esfoliante di Vita Liberata, non so perché si trova qui, e direi di buttarlo perché era già aperto. Brow gel di Wonder, questo è ancora chiuso, ma mi ricordo che c'era un altro prodotto a fianco. Ah sì, quello effetto peletti, era proprio simile a quello di Pupa, però con più peli all'interno. Invece questo è proprio, penso sia il gel, quindi lo provo e vi faccio sapere. Abbiamo un po' di gli accessori vari che devo lavare, mettere da parte. Questa invece è una palette vecchissima di correttori di Kryolan, direi che è arrivato il momento di buttarla. Abbiamo fondotinta forse di Equilibra, non mi è piaciuto molto, ce l'ho da un po', quindi via. Palette contouring di Pupa, e questa qui mi era piaciuta e adesso non utilizzo più questo tipo di colori, soprattutto questo blush molto chiaro, quindi la regalo. Un eyeliner blu. Ah, wow, ancora bomba, questo lo metto da parte. Un altro prodotto di Mulac, questa volta quello con i riflessi dorati, quindi questo lo metto da parte. Questo aggeggino che serve per pulire i pennelli senza lavarli, quando magari vi serve un pennello subito tra un make-up e l'altro, bomba, mi piace molto. Ho queste qui di Mulac, questa scurissima e quest'altra media, che in realtà ho solo swatchato e non ho mai utilizzato perché appunto troppo scure per me, quindi le regalo. E vi devo essere sincera, questa è quella degli illuminanti, non è che mi abbia fatto impazzire, l'ho semplicemente swatchata, qui peccato che si è rovinata. Adesso a vederla vi devo dire che questo colore mi piace molto, però guardate, ha fatto. Ah, ma che questo era in crema, è vero, però vedete quanto è scuro sulla mia pelle. Mannaggia, questo, già questo un po' meglio, però questi due sono troppo scuri. Tenere una palette solo per un colore, sinceramente, un po' mi dispiace, quindi non lo so, ci penso un attimo, magari gli altri li posso usare come ombretti, io a volte faccio così. Abbiamo invece prodotti per la base di Mulac. Questa era una palettina insieme anche a questa. Questa e queste che mi ero un po' composta io e sono veramente vecchissime, quindi io direi che è arrivato il momento di buttarle perché ce le ho veramente da troppo 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 tempo. Mentre queste sono un po' più recenti e questa la tengo perché mi piace molto. La tengo perché voglio ancora provarla, quindi la metto da parte. Invece abbiamo delle palettine di Zoeva che in realtà ho messo da parte, ma mi sono ritrovata veramente a utilizzare pochissimo. Tra l'altro non mi piace il pack che si sporca molto molto facilmente, però sono super belle perché all'interno, tipo queste tutte gli illuminanti, queste tutta per le sopracciglia, questa era tutta sui blush, sono molto molto belle, però ad esempio questi colori di blush non mi fanno più tanto impazzire, quindi penso che le pulisco e le regalo. Famoso blush di The Balm, molto bello, molto simile all'orgasmo di Nars. Non lo so, forse in estate adesso, non lo so se mi può piacere, ma lo tengo da parte. Tina di Zoeva, anche questa super carina, ma sono colori che ho già in altre cose, quindi la regalo. Invece abbiamo accessori vari, abbiamo un Self Beauty Fill che andava a creare un effetto filler, adesivi di Debbie che regalo a voi se vi piacciono perché io non li utilizzo. Anche questi di Pupa
stesso stile, forse un po' più sobri di questi. Comunque, regalo a voi anche questi qua, ve li regalo e magari a qualcuno di voi possono piacere. Questo è il risultato finale. Devo dire che sono stata veramente tanto, 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 tanto brava. Ora vi faccio vedere un po' come li organizzo. Direi che ho fatto un bel decluttering con i prodotti che regalerò. Qui invece ho messo momentaneamente quelli da regalare a voi. Registro questo pezzo in un secondo giorno perché mi sono accorta di avere questi altri prodotti nella cassettiera a casa che ho portato di qua in ufficio. Quindi andiamo un attimino a vedere anche questi. Qui intanto avevo sistemato, ma vi faccio vedere dopo. Siamo con questa scatolina qui dove ho questo prodotto di L'Oreal assolutamente nuovo, quindi lo vado a mettere da parte. Abbiamo un po' la sezione di tutti i primer. Come primo primer vi faccio vedere questo di Smashbox ed è nuovo, non l'ho mai utilizzato, faceva parte di un kit, quindi metto anche questo da parte. Abbiamo due dei miei primer preferiti, secondo me Urban Decay è top per quanto riguarda i primer, questi assolutamente li metto da parte. Questo di Smashbox che in realtà ho utilizzato non tantissimo, ma non mi fa impazzire per la mia tipologia di pelle, quindi lo do via. Qui altri due, se non mi sbaglio, solo due, sì, primer di Smashbox. Altri due primer di Smashbox, questi non li ho mai utilizzati, sono ancora chiusi, quindi li metto da parte. Questo primer di L'Oreal ce l'ho veramente da tantissimo tempo, quindi lo butto. Questo di NYX ce l'ho veramente da tanto 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 tempo, mi piaceva molto, però lo butto perché ce l'ho veramente da tanto. Questi primer di Neve Cosmetics non li ho ancora testati per bene, quindi li metto da parte e vedo un attimino come mi ci trovo. Se mi piacciono, li tengo, altrimenti li do via e li regalo. Abbiamo poi il Dew Mix di Mulac che mi piace tantissimo, quindi lo tengo. Questo prodotto ce l'ho veramente da tanto tempo ed era uno di quei prodotti che fa subito effetto lifting, ma lo do via perché ce l'ho da troppo. Sempre questo è uno dei primer che elimina i pori. Veramente fosse il migliore che abbia mai provato, ma ce l'ho veramente da tanto 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 tempo. Anche questo di Puro Bio lo do via perché ha un cattivo odore. Poi sempre di Puro Bio ho questo qui che è un po' più recente, quindi lo tengo. Niente, un campioncino di siero di Mesauda che metterò nella mia parte di skincare. Passiamo a quest'altro contenitore dove ho tutti i prodotti per la base. Ho un altro prodottino di questi di Maybelline, devo vedere tra i due quello che è la mia colorazione e l'altro poi lo regalo. Invece un po' di fondotinta. Allora, abbiamo lasciato l'altra volta, se non erro, qualche colorazione di queste. Ho messo da parte la 00 e penso che terrò questa, quindi è ancora chiusa, la regalo. Poi di questo fondo in realtà nel cassetto non ho nulla, ma come potete vedere questo è quello che ho utilizzato di più, che è il numero 20, e mentre questo è il 110 Vanilla Rose. Mi è arrivato anche da poco un altro di questi fondi, quindi vedo un attimino la colorazione. Ad ogni modo ne terrò solo uno. Per il momento tengo questo, poi successivamente vedo un attimino quello nuovo che è arrivato, che colorazione è. Mascara che metto da parte perché non fa parte di questo decluttering. Questa qui è finita, era una BB cream che mi aveva consigliato la dermatologa, con la quale mi ci sono trovata bene, ma è veramente molto scura. Come vedete, buona, però ripeto, la colorazione non era perfetta per me, però l'ho utilizzata lo stesso. Tinta di Rouge Baiser, questo non era male, la colorazione è la 01, per me va bene, quindi lo tengo da parte. Questo me l'aveva sempre regalato Simona Nappi e nonostante era la colorazione più chiara che mi avesse inviato, per me è troppo scuro, quindi lo regalerò a qualcuno che conosco. Poi questo di Sobioetic, veramente ce l'ho da tantissimo tantissimissimo tempo e lo butto perché comunque la formula non era nemmeno delle migliori, era molto pastosa. Ho due fondi di Puro Bio, questo è anche lui un po' vecchiotto, butto questo. Lo tengo, vediamo un attimo. Abbiamo correttore di L'Oreal L'Infaillible. Questo mi è piaciuto tantissimo. Questa colorazione è un po' troppo scura per me, quindi la regalo. Tinta NARS, mi piace da morire questo fondotinta.
Questo non è la mia colorazione perché è un po' giallino, è quella che utilizzo, ce l'ho di là sul tavolo dove mi trucco sempre. E questa penso la regalo perché è troppo troppo gialla per me. Fondotinta di Deborah Milano, questa nella colorazione 0 e la tengo. Ho anche l'altra che è 00, non so dove, forse di là. E questa forse non l'ho mai utilizzata, non mi ricordo. Sì, infatti è chiusa, la tengo da parte perché è un fondotinta che mi piace molto. Di Diego Dalla Palma ho utilizzato, colorazione troppo scura per me, questa è la 242N, quindi lo regalo a chi conosco. Poi questo è uno dei miei fondotinta preferiti di Diego Dalla Palma, questo era un campioncino che mi avevano inviato, è molto fluido come fondotinta, infatti non so se riuscite a sentirlo. Questa colorazione non è la mia, quella mia l'ho terminata, ma mi piace tantissimo, quindi lo farò provare a qualcuno che conosco. Qui di Pupa Milano ce l'ho da un po' ed è anche quasi finito, quindi lo butto. Correttore Cancelletà di Maybelline, questo qua mi piace molto, quindi credo che lo terminerò, quindi lo metto qui nel cassetto. Di Mulac, che c'è ancora, è un po' scuretto per me, vedo se lo posso utilizzare un attimino in piccole quantità per andare a cancellare, diciamo, a usarlo in maniera correttiva. Lo metto da parte. Questo di Mesauda mi piace tantissimo ed è perfetto come colorazione, lo tengo da parte. Questo di Diego Dalla Palma è molto chiaro, non mi è piaciuto personalmente, quindi lo regalo. Storico, è vecchissimo, veramente avrà forse 6 anni, quindi lo do via. E poi correttore di Pupa, formato così, per me è troppo pastoso, quindi lo regalo, magari qualcuno che conosco va bene. Questo mi era piaciuto tantissimo, della Indio, comprato 1000 anni fa a Milano, molto buono, super pastoso anche questo, ma lo do via, cioè lo butto perché è vecchissimo. E poi ho il famoso Dermacol, che come potete vedere è distrutto, però questo è un fondotinta, ma è veramente tanto coprente. Vi lascio qui in alto nelle schede il video dove l'avevo utilizzato, e io lo utilizzavo principalmente come correttore, però ce l'ho davvero da tantissimo tempo, quindi lo do via, ce lo butto. E abbiamo qui dentro un fondotinta di Pupa, mai utilizzato perché me ne avevano mandati un po' di questa linea, quindi questo è la numero 010, che tra l'altro è la mia colorazione, e penso che lo regalo perché da qualche parte ho ancora quello aperto. Primer Occhi di Pupa Milano, non fa parte di questo cassetto ma lo tengo da parte. Stream Matte fondotinta opaco effetto naturale numero 10 è la mia colorazione, ma questo fondo non va bene per me, quindi lo regalo a qualcuna di voi. Cipria Prime Me, questa non mi dispiaceva, quindi la metto nel reparto ciprie. Altra ciprie, sempre in polvere libera, abbiamo questa di Mulac che è quella un po' giallina, e queste di Mesauda che io amo alla follia, sia per la confezione, packaging, ma sia la texture che è veramente leggera, quindi queste due assolutamente le metto da parte. Poi abbiamo questa qui di Puro Bio, anche questa mi piace veramente tanto tanto tanto, quindi la metto da parte. Serie di blush di Mesauda, e ne voglio tenere qualcuno, non tutti perché sono veramente troppi. Tengo questo qui, questo che ha dei riflessi dorati all'interno, questa è la colorazione 206 Golden Hour. E tengo questo, che è la colorazione 204. Fondotinta in polvere di NYX che ho veramente distrutto, ma mi è piaciuto tanto tanto tanto, però ormai è vecchio. La cipria Fix & Matte di Deborah Milano che mi piace molto, quindi metto da parte. Qua abbiamo l'illuminante Wow Glow, questo è veramente bello, e un illuminante un po' più, vedete che bello però, un po' più grosso come grana, però se volete un effetto un po' più appariscente è perfetto. Della serie di illuminanti, questi illuminanti liquidi ne ho veramente troppi, quindi credo di tenerne solo uno. Di Pupa mi è piaciuto anche questo, come colorazione è perfetta per me, quindi la tengo da parte. Ah, qui ci sono i miei amori folli, il mio amore folle per questi prodotti di Mesauda, sono bellissimi. Questi sono nuovi perché forse, no, questo l'ho utilizzato e
Sì, sono entrambi utilizzati, ma come colorazioni queste non mi piacciono, le mie preferite ce l'ho nel Beauty di là, quindi queste le regalo a chi conosco. Altra cipria preferita, però anche questa ha un pochettino di anni ed è quasi terminata, quindi butto. Bellissima Hoola di Benefit, questa ce l'ho da tempo immemore, però la colorazione è veramente bella. Vedo un attimino se... Com'è? Perché c'ho anche questa qui che è la Hoola Light, vedo un attimo, le testo bene, capisco un attimo se è il caso di buttarle. Compatta di Pupa Milano, utilizzata tantissimo, mi è piaciuta molto, ma è arrivato il momento di dirle addio. La cipria di Mesao, da sempre con lo stesso pack di quella precedente, mi piace molto molto molto, quindi va nel mio cassetto. Anche questo ho utilizzato tantissimo e ce l'ho da un po', quindi va via. Anche idem per questa di Kiko Milano, che vedete ha fatto questa brutta patina al di sopra. L'avevo utilizzata ma non mi lasciava la pelle opaca per tutto il giorno, quindi è stata un nì. E poi infine abbiamo questa terra di Mesauda che mi piace molto, è la numero 200, no, 301, scusate, Palm Beach, e la tengo da parte. Poi abbiamo un altro correttore di L'Oreal, questo c'è ancora un po', vediamo, sì, quindi lo finisco. Di Nabla Monoi, il blush, scusate, è forse era un blush, questo è una terra. Lo tengo da parte, lo voglio provare. Questo è sempre un altro campioncino del mio fondo preferito di Diego Dalla Palma, ma è troppo scuro, quindi lo regalo. Abbiamo un blush liquido di Deborah Milano, questo lo voglio riprovare perché avendolo qui me ne sono completamente dimenticata. Palette blush illuminanti terra, un po' 3 in 1 di Pixi, questa mi piace molto, la tengo da parte. Mulac, anche questa mi piace molto, l'ho utilizzata, questo mi piace tanto, ma su di me è un nì, cioè si vede, non so se riuscite a vedere, comunque mi fa un po' macchia, però questi due colori mi piacciono tantissimo, quindi gli do un'altra chance. Nabla, abbiamo questo illuminante che è fantastico, mi piace tantissimo, quindi lo tengo. Illuminante Mesauda, questo per me non va bene, quindi lo regalo perché non l'ho mai usato. Questo illuminante di Fenty, questo ovviamente non l'ho mai utilizzato, questo è veramente bellissimo. Allora, sulla mia pelle, vedete, è veramente scuro, non va bene, ma io lo utilizzo come ombretti e mamma mia, mi piace tantissimo questo effetto bagnato che dà, quindi questo lo tengo ma lo utilizzo sugli occhi. Allora, di questi teniamo non tutte le colorazioni e tengo sicuramente le colorazioni più chiare come questa, 601 e la 602. Poi vorrei tenere qualcuna un po' più scuretta per fare contouring, questa qui è un po' calda però diciamo la tengo, se magari quando mi abbronzo un po', sì, magari tengo queste quattro e queste le regalo a chi conosco. Allora, ho sistemato momentaneamente così nel cassetto, ma voglio farvi vedere un po' come realizzare anche dei divisori economici fatti in casa, ma per il momento, per tenere un po' in ordine, ho fatto così, quindi qua ho messo un po' tutto il reparto sopracciglia, vi consiglio di tenere i bottini sempre di testa in giù in modo tale che non si seccano gli oli, quindi vadano verso il basso. Poi qui ho messo altri prodottini per sopracciglia e correttori, qui tutte le ciprie in polvere. Ho tenuto anche questa di Deborah della sua collezione che ha fatto con Cosmify. Qui ho messo tutti i fondi, qui illuminanti e qualche terra. Qui blush e altre terre, tutti i primer perché ne ho ancora altri di là, ho visto che devo un attimo selezionare, e le palette viso. Qui ho trovato anche di là la Good Trip, una delle ultime uscite di Mulac, quindi l'ho inserita qui all'interno. E niente, questo è il mio cassetto. Eccomi qua. Allora, come avete visto, è stato un mega mega decluttering questo cassetto. Abbiamo veramente eliminato tantissima roba, sono molto soddisfatta, contenta del risultato che sono riuscita ad ottenere. Sono entrata un po' nella forma mentis che devo essere essenziale, liberarmi e non essere legata alle cose materiali, soprattutto al make-up. In passato facevo veramente fatica a eliminare, declatterare quando lo facevo perché veramente
sentivo un po' legata, forse con le palette lì forse avrò un po' di difficoltà, ma lo vedremo quando andrò a realizzare i decluttering. Se il video vi è piaciuto e siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con l'emoji a forma di cuore che sapete che è la mia preferita, fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, vi ricordo che sceglierò un commento random qui sotto per inviare un piccolo regalino, vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video, ciao!